Gli abusi sui minori da parte di sacerdoti sono incisi nel mio cuore, sono continuamente perseguitato dalla vergogna. Dio stesso piange. Papa Francesco ha appena incontrato un gruppo di vittime di abusi causati anche da familiari ed educatori e davanti a 300 vescovi venuti a Filadelfia per l'incontro mondiale delle famiglie, nella cappella del seminario San Carlo Borromeo che lo ospita, ha condiviso commosso i suoi pensieri. Tali reati non possono essere silenziati, ha spiegato il pontefice. La Chiesa protegge i minori, i responsabili ne renderanno conto. Le vittime si sono trasformate in ministri di misericordia, dobbiamo loro e alle loro famiglie la gratitudine per l'immenso coraggio nel servire la battaglia di Cristo contro gli abusi. Anche sulla famiglia Papa Bergoglio è stato molto chiaro, serve una nuova prossimità tra la famiglia e la Chiesa, la famiglia è il nostro alleato, la nostra finestra sul mondo. Per questo come pastori dobbiamo saper perdere tempo con le famiglie, stare con loro, condividere difficoltà e gioie. In una società dominata dal consumo, che non genera legami, da una solitudine radicale, dove l'attenzione verso se stessi sembra regnare sovrana, la Chiesa è chiamata ad una conversione pastorale per annunciare la gioia del Vangelo anche ai giovani paralizzati negli slanci più alti. Sono molti, ha spiegato Papa Francesco, quelli che rimandano il matrimonio in attesa delle condizioni di benessere ideali. Intanto la vita si consuma senza sapore. Per questo i giovani vanno invitati ad essere audaci nella scelta del matrimonio e della famiglia, perché la tenacia nel formare una famiglia e nel portarla avanti trasforma il mondo e la storia.